Non siamo nella preistoria. La nostra vita è fatta di tante piccole cose. Una cena con gli amici, andare in ufficio, divertirsi alle feste. Oggi però non possiamo farle e non possiamo ignorare questa sfida. Il coronavirus è molto contagioso e non sappiamo ancora bene come curarci. Come fare per non ammalarsi? Ricordiamoci sempre di lavare le mani per almeno 60 secondi. Ehi, non fare il furbo! Abbiamo detto 60 secondi! Sembrano infiniti, ma hai visto che risultato? Possiamo ancora vedere i nostri amici? Per ora no! E ci sono delle regole quando incontriamo qualcuno. Niente baci o abbracci. Possiamo dare 5? No, nemmeno il 5! E tieni una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Tra qualche mese potremo di nuovo stringerci. Per ora vogliamoci bene da lontano. Ricordiamo di coprirci il naso e bocca quando tossiamo o starnutiamo e, se possibile, di farlo nella piega del gomito. Vogliamo tutti bene ai nostri cari e amici, giusto? Il coronavirus è molto pericoloso e dobbiamo evitare assolutamente di contagiarci l'uno con l'altro, avendo qualche accortezza in più. Se possibile, stiamo a casa. Uffa, che noia! Ma in realtà, perché mai? Per ora rimandiamo le serate con gli amici. Possiamo comunque guardare la TV, giocare, leggere un libro. E i nostri amici sono sempre vicini a noi, con la tecnologia che abbiamo, ma a distanza, come dice il governo. Non correre a fare scorta di medicine. È uno spreco di soldi e di risorse. Antibiotici e quant'altro non sono utili a combattere il virus. Se ti ammali, avvisa il tuo medico o chiama i numeri appositi forniti dal Ministero della Salute. Se sei a contatto con un anziano, ricorda di proteggerlo. Copriti e non metterlo in pericolo. Potresti aver contratto il virus e non saperlo. Il coronavirus attacca soprattutto i più fragili. Non leggere troppi giornali. Non fidarti troppo dei social. Non guardare troppi notiziari. Insomma, niente panico. Le informazioni sono tantissime e spesso un po' confuse. Fidati solo delle fonti ufficiali per capire cosa puoi o non puoi fare. Non fare il dinosauro. Stai attento. Noi non ci estingueremo. Andrà tutto bene.